lasciate un like e trovo Modric95. Lasciate like in questo momento e trovo Modric95. Eccolo qui, basta che sia Spagna. Benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Jonathan ed eccoci qui ragazzi di nuovo su PES 2019 per un altro ball opening per spacchettarci ragazzi i giocatori della settimana. E cosa cavolo hanno aggiunto oggi? Dei giocatori che noi vogliamo, che io voglio e che troveremo ragazzi, che troveremo. Andiamo a vederci un po' cosa ci spacchettiamo. Intanto voi lasciatemi subito un bel like sotto il video, iscrivetevi attivando la campanellina se non l'avete fatto ragazzi, mi raccomando, per tanti tanti altri video e tante altre cose qui sul canale degli Amendola Brothers, per seguirci a 360 gradi, anche in descrizione di tutti i social. Oggi c'è Ben Si, abbiamo i giocatori della settimana, Ajax Club Selection, Feyenoord Club Selection e PSV Club Selection. Noi ci spacchetteremo ragazzi PSV, no, perché ho visto i giocatori non mi servono, Feyenoord stessa cosa, ma ci spacchetteremo Ajax che ha dei giocatori forti e i giocatori della settimana, eppure questo qui Premium Agents. Vi faccio vedere Ajax che giocatori ha e chi cerchiamo, vediamo un po'. Allora c'è, non li pronuncerò mai bene, però Ziyech, questo qui ragazzi, trequartista, io ce l'ho già, oppure della settimana, ma è 89, quindi 91 mi servirebbe, potrei pure allenarlo con quello che ho 89, quindi questo spero che prenda tanti livelli e diventerebbe tanto forte, mi servirebbe. Poi c'è Tagliafico che, così così, mi servirebbe, non mi servirebbe, che nome però Tagliafico, vabbè. Onana, ragazzi, lui aumenta molto, cioè ha molti livelli, ha 22 anni, arriva a livello 57, quindi non so a che overall arriva. Lui potrebbe andare bene a trovarlo, ragazzi, come sostituto di Khan potrebbe essere buono. Poi c'è De Ligt, De Ligt. Questo qui, ragazzi, mi piacerebbe tantissimo trovarlo. Ha 19 anni, arriva a livello 74. Questo diventa una bestia ragazzi portato a 74, mentre uno ce lo porta a livello 74, però diventerebbe una bestia ragazzi questo. Secondo me arriva tipo a overall 94, 95, non lo so, a livello 74. Quindi mi piacerebbe trovare lui, il portiere, Ziyech, Untelar, no, Tadic, no, De Jong pure lui ragazzi mi piacerebbe trovarlo, perché arriva a livello 63 a 21 anni, potrebbe essere interessante lui. E Blind, no, Blind non mi servirebbe. Quindi cerchiamo tra 1, 2, 3 e 4. Caspita, abbiamo tre possibilità, non lo troviamo uno di questi. Dai, 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 speriamo bene, speriamo bene. E poi abbiamo i giocatori della settimana ragazzi, che sono... c'è Neymar 96 che noi già abbiamo e quindi non cerchiamo. Se ci esce, vabbè, ce lo teniamo, alleniamo l'altro. Però quello lì è quasi livello massimo, l'ho portato, quindi, perché sono solo 10 livelli, non so, non mi servirebbe tanto, ma mi serve lui ragazzi. Modric, se avete visto due video fa, l'ho trovato quello normale 91 ed è una bestia, è fortissimo. Avere questo 95 da poter allenare con quello 91 sarebbe top. Poi c'è Zapata, Koscielny, nessuno che ci serve di questi. Dobbiamo davvero, c'è un solo giocatore che ci serve, ma dobbiamo tentare la fortuna, perché ragazzi se non tenti non sai, pazienza. Troppo, se vogliamo potenziare ancora di più la mia squadra dobbiamo fare così, perché purtroppo la squadra già è moltissimo forte, quindi è l'unico sistema. Ma andiamo a spacchettarci prima appunto i giocatori, questo qui argento o più, boom. Andiamo a spacchettare, dammi un bel pallone nero qui, dammi un bel pallone nero, dammi un altro Modric così alleno sempre il mio, vai vai, dammi qualcosa di buono, che è tutto bianco qua, chissà chi cacchio è adesso, chi è? Pallone argento sicuro, ma chi è? Chi è sto stupido? Esulta, Amrabat, Amrabat, ma che cacchio di giocatore è il che baffaro qui fuori? Amrabat, 31 anni, 78, ESA, vabbè, svincolato, andiamo avanti, diamo gli altri due, speriamo in qualche argentone buono, ma non credo, la vedo difficile. Otero e Poulsen, Poulsen, nella Danimarca, tutti svincolati me l'ha dato, mi ha dato la banda di svincolati, tre giocatori tutti e tre svincolati, mamma mia ragazzi, tre giocatori tutti e tre svincolati, chi non li vuole sono venuti da me, nessuno li vuole, me li ha dati a me.
Vabbè, andiamo avanti ragazzi, andiamo avanti. E allora ci spacchettiamo. Quelli dell'Ajax. La lingua si imbroglia. Feyenoord e PSV lasciamo stare anche perché non ho tantissime monete, 1700, quindi spacchettiamoci il primo dell'Ajax, paga con monete. Boom! Dai, 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 dai! Dammi a Delight, quello lì, l'inventore, 19enne, dammelo, dammelo! Dai, dai, dai! Oppure quello 91, Ziyech, Ziyech! Chi è? Il portiere! Onana, portiere! Buono, buono! È uno che volevamo, è uno che volevamo! Devo vedere solo quanto arriva al livello massimo! Onana, 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 Onana! Mi sembra tipo i Minion quando dicono banana! Onana! Grandissimo, 22 anni, 1,90, portiere offensivo, portiere offensivo, perché? Comunque, perfetto così. Onana, uno di quelli che volevamo, l'abbiamo trovato, perfetto così. Vediamo un po' le statistiche. 90, 92, 94, 98, 92, le statistiche portiere, 93, elevazione. Però aumenta tanti livelli, 27 livelli oltre al 30, quindi... Vedremo, vedremo. Fatemi sapere voi nei commenti, ragazzi, chi avete trovato e chi secondo voi è molto forte e devo dargli una chance. Ma andiamo avanti. Altre 100 monete. Boom! E vediamo un po' chi ci esce. Ajax, ancora. Dammi qualcuno di buono. Puoi darmi pure gli scarsoni, basta che mi dai Modric. Quello che voglio di più è Modric. Ma vediamo un po'. Non darmi di nuovo il portiere. Oh, però puoi pure darmelo, così lo alleno. No, pallone oro. L'unico pallone oro che c'era, stupido blind! Che me ne faccio di sto blind? Terzino sinistro, allenerò il mio Robertson con lui. Che ci faccio, ragazzi? Che ci faccio blind 84? Eppure 28enne, non aumenta nemmeno tantissimo. Mannaggia, siamo stati sfortunati in questo qua. Pallone oro, l'unico pallone oro che mi poteva uscire l'ho beccato. E che cacchio! E che cacchio! Adesso dammi quello buono che mi serve. Dammi il difensore 19enne. O dammi il trequartista 91. Dai, 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 dai. Devo tagliare sti capelli, non ce la faccio più. Troppo lunghi. Dai, dai. Conami, conami, conami. Dai, like, ragazzi. Trovo un giocatore fortissimo. Oh, è pallone nero. Ci siamo. È sinistro. Forse è lui. No, 31. Non mi ricordo. Chi è? Chi sei? Tagliafico mi è uscito! Tagliafico mi è uscito! Un altro terzino sinistro! Tagliafico, 26 anni! È più forte di Robertson? Non lo so! Però questo è da provare, ragazzi! 88, 88 è buono! È buono come giocatore! Non è quello che volevo! Me ne è uscito uno solo di quelli che volevo! Ma va bene! Va bene così! Non mi è uscito né il difensore 19enne né l'altro, ma in difesa siamo messi bene, abbiamo Maldini e Van Dijk, quindi va bene così, dai, meglio di niente. Un altro terzino, i terzini sono sempre buoni. 88 poi. Dai, questo è peccato per quel pallone oro, mannaggia. Peccato per quel pallone oro. Ma adesso ci andiamo a spacchettare. Ragazzi, lasciate un like e trovo Modric 95. Lasciate like in questo momento e trovo Modric 95. Eccolo qui. Basta che esce Spagna. Voglio vedere i colori giallo e rosso. Esci Spagna. Esci Spagna. Esci Spagna. E invece è Francia. Questo è Neymar. Questo è Neymar 97. Altro come Neymar 96. 96, 97. Quanto cavolo è? Ho trovato Neymar 96, ragazzi. Non volevo Neymar, ha trovato Neymar 96. Ogni anno lo trovo 10.000 volte Neymar. Quanto cacchio è forte, peccato che ce l'ho già. Mo' è più forte questo o quello che ho già? Devo fare un po', devo confrontarli e vedere qual è più forte. È uscito Neymar, ragazzi, il più forte che poteva uscirmi. Nella fortuna, la sfortuna, perché ce l'ho già. Grandissimo Neymar 96, ragazzi, però sono contento, sono contento. Si aggiunge di nuovo agli Amendola Brothers e sono due. Vediamo le statistiche. Mamma mia, abilità offensiva 97, controllo palla 97, dribbling 99, potenza di rompente 96, controllo del corpo 98, velocità 94. Mamma mia, precisione piede debole 90, 94, cioè, però è quasi il massimo che è 5.
forma fisica 7, tutte le abilità giocatore possibili e immaginabili ce l'ha lui. Andiamo avanti, e si unisce Neymar, ragazzi, si unisce a noi Neymar. Ed ora un altro ancora. E vogliamo Modric, vogliamo vedere le bandiere della Spagna, vogliamo spagnoliti, vogliamo giallo-rosso, i colori della Roma e della Spagna, giallo-rosso. Sì, sì, Modric e Neymar, sì, 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 sì. Era l'unico spagnolo, l'unico che gioca in Spagna, che poteva uscirmi. Eccolo qua. Wow, quanto sei bello, Modric, numero 10, 95. Ragazzi, che fortuna, Modric e Neymar, i più forti. I più forti che potevano uscirmi, non c'era niente di meglio che poteva darmi. Che fortuna, Konami mi sta ripagando. Guardate lì, manca solo Maradona, è vero. Però queste sono belle consolazioni. Belle consolazioni. Modric, tra poco c'hai i capelli come lui. Modric, 95. Mamma mia, questa è una bestia, ragazzi. Questa è una bestia a centrocampo. Guardate lì, pure lui non ci crede, dice: mamma mia, quanto cavolo so forte. Guardate lì il pallone d'oro di quest'anno. Grandissimo Modric. Si aggiunge agli Amendola Brothers di nuovo, ma quello 95. Guardiamo un po' le statistiche. Proprio una bellezza per gli occhi, ragazzi. Controllo palla 97, passaggio raso terra 96. Che bello, forma fisica 8. Mamma mia, guardate lì tutte le abilità che ha, mamma mia. E andiamo avanti, Modric, abbiamo trovato quello che volevamo trovare. Ma ce lo spacchettiamo l'ultimo, sperando, non credo, sperando che ci esca il doppione di Modric, così che posso allenarlo. È l'unica cosa, ragazzi, l'unica cosa. Poi mi piacerebbe provare Zapata, la verità. Mi piacerebbe provare Zapata in attacco. Poi non so, 600 monete le buttiamo nella speranza di un altro Modric. Kosielny pure sarebbe da provare, ma andiamo sperando in un doppione di Modric, ma non ci uscirà mai per allenarlo. Boom, vogliamo vedere di nuovo le bandiere spagnole. Ma può uscirmi pure l'argentone, non fa niente, dai. Oh, niente bandiere spagnole. Però va bene, Olanda, questo chi c'era dell'Olanda? Pallone oro, va bene, fa niente, abbiamo trovato quello che volevamo, ragazzi. Questo, se non sbaglio, è quello che aumenta tanti livelli, però. Vediamo. Odegaard, se non sbaglio aumenta tanti livelli, a 20 anni, sì, trequartista. Questo va bene per una squadra un po' più scarsa, cioè tipo di 4 stelle. Andrebbe bene, perché lui aumenta tanti livelli. Odegaard, grandissimo, quanti livelli aumenta non mi ricordo. Vediamo, arriva a 69. Quindi questo può essere buono. Questo può essere buono, ragazzi. Questo è da provare, è da provare. Guardate lì quante abilità. Perfetto così, ragazzi, ci è andata alla grande con il nostro Modric 95. Lasciatemi like, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete un video con lo squadrone adesso per eccellenza. Fatemi sapere nei commenti voi che avete trovato, se siete stati fortunati come me. Io non ci posso credere, ho trovato i migliori due, ho trovato i migliori, ragazzi, che potevo uscirmi. Sono contentissimo, ragazzi, quindi lasciatemi un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, in descrizione tutti i social, Instagram, Facebook, tutto quello che potete trovare che inerente agli Amendola Brothers, guardate la descrizione ogni tanto, iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. E che dirvi, ragazzi, può capitare che il gameplay non vi sia piaciuto, come cacchio fa non piacervi Modric 95 e Neymar 96 da parte loro. Grazie ragazzi, da Jonathan Amendola, io Amendola Brothers, al prossimo video. Ciao a you! Attenzione, attenzione! Iscrivetevi al canale degli Amendola Brothers! Attenzione, attenzione! Chi non si iscrive al canale stasera muore! Attenzione, attenzione!